Ma buongiorno, vuoi da mangiare? Vuoi la pappa? Cosa vuoi? Buongiorno, benvenuti in questo vlog. La mia voce è la seguente con questo strano accento perché ho messo gli apparecchi soliti quando studio. E è sabato mattina, sono le 9:30 e io mi sono messa ovviamente a studiare, però oggi sono più carica perché sarà una giornata un po' particolare. Aspettate. Abbassiamo questa luce che è orribile. Ok, sarà una giornata un po' particolare perché farò delle cose belle. In realtà sto studiando per 2 ore e devo finire il mio obiettivo della mattinata, perché poi verso mezzogiorno esco con mamma e Artù e andiamo a cercare un nuovo cappotto ad Artù, perché l'altro non riusciamo a farglielo stare, è un po' un problema. E poi mentre terminiamo la nostra ricerca, ci fermiamo fuori a mangiare perché oggi papà non c'è, quindi siamo da sole io e lei, ne approfittiamo. Visto che sabato ci concediamo un relax e poi tornerò a casa, studierò le cose del pomeriggio e in realtà molto presto, perché alle 5 vado fuori con la Giulia e alle 8:30 sushi con le mie amichette. Quindi sono molto felice perché è una giornata molto piena. Domani in realtà mi riposo un po' di più e l'unica cosa che farò sarà andare in palestra domani. Come sapete, questo è l'ultimo esame che sto preparando, ve l'avevo già detto nello scorso vlog. E quindi stamattina, che è il 26, Scalorbi è il nome della professoressa, non ci fate caso, ma è più comodo che scrivere tutto il nome di tutta la materia. Quindi l'inizio per me è da pagina 1 a pagina 11. L'ho stabilito come inizio perché è la roba che ho fatto l'altro giorno, ma in realtà ora, già sapendola un po' meglio, dovrei scorrere di più. Diciamo che il mio obiettivo è andare avanti da pagina 1 fino a dove riesco, diciamo, in 2 ore. Oh mio Dio, trucco, questo sconosciuto. Era da tipo, credo, una settimana che non mi truccavo. È stato bellissimo. Comunque sono felice perché ho finito i progetti di stamattina di studio e adesso mi sono preparata. Sono le 12 e 35 e niente, adesso anche la mamma si sta preparando perché appunto usciamo. Volevo però farvi vedere in diretta, mentre mi metto questo prodotto che mi è stato mandato, gentilmente offerto dalla MAC, ed è, adesso ve lo faccio vedere,
una tinta, diciamo, per le labbra, chiaramente, che si chiama Bling Thing, ed è spettacolare. Cioè, vorrei farvi vedere soltanto il packaging, che cos'è. È meraviglioso. Aspettate, ok. Splendido, vi giuro. E niente, ora ce lo mettiamo. Wow. Non è un colore che io tipicamente porto, perché già ho le labbra abbastanza carnose, quindi diciamo che non mi piace metterle troppo in risalto. Anzi, chi mi conosce sa che molto spesso non metto neanche rossetti o cose sulle labbra. Però volevo sperimentare questo colore, soprattutto per le serate, magari una serata in discoteca, un po' più così. E niente, mi è piaciuto molto, l'ho già provato in realtà in settimana per testare quanto dura, e devo dire che ci ho mangiato sopra, non male, non male. Vedremo oggi come finirà, perché appunto andando a pranzo valutiamo subito. Nulla, l'effetto di rimanere sui denti non lo dà, si secca in pochissimo tempo, guardate, rimangono solo un po' di brillantini, e per ora insomma super approvato. Quindi qua sotto vi lascio tutti i link se volete acquistarlo, ma guardate, ne vale la pena assolutamente. Ci sono varie colorazioni, le altre non mi piacevano, erano tipo fucsia, rosa, a me non piacciono, quindi ho provato quella rossa. Dovrebbero farlo anche nude, non so se ci sia, però è molto bello. Allora, questo è il piatto della mamma ed è una gramiglia, ragù e quello verdura, pare essere, mamma mia che buona, molto invitante. Io sto aspettando il tagliatelle. Allora, abbiamo finito di mangiare, ora stiamo tornando verso casa. Ma alla fine è tardissimo, sono già le 3:30, quindi tempo di cambiarmi e uscirò. Corri, zingaro! Corri! Ma mamma! Oh zingaro, mamma! Corri! Artù, corri! Mamma, mamma, mamma! Guarda che cazzo! Ecco, si passa da un tavolo all'altro, perché loro hanno appena visto che sono stata a pranzo. La spogliarina, sì. Buonissimo. Guardate, abbiamo anche la maglietta uguale. Sì, che roba, eh. Che momento. Adesso Julie, dopo aver bevuto il caffè, si proverà. Sto aspettando che mi diciate quanto assomiglia a Lara in Temptation Island. Quanto ci assomiglia. Illegale. Abbiamo, sì, la maglietta uguale, che bello. E dopo abbiamo anche lo stesso uguale. Allora, adesso prendiamo questo caffè e ci raccontiamo la vita. Caffettino finito. Ora Giulia proverà e testerà. Comunque stavamo guardando dei gran video, foto di anni fa, ragazzi. Eravamo una cosa indescrivibile. Eravamo bellissime. Proprio piccole, anche un po' stupidine. Era stupendo comunque. Ridevamo per delle boiate pazzesche, veramente. Ogni volta che rivediamo quei video ci innamoriamo. Eravamo troppo belle. Mamma mia. Allora, vediamo cosa ne penserà la nostra Mua. Concentratissima. Guardate. Comunque è una tinta. È una tinta, dici? Non è una lip gloss. Ma no, anche perché resta molto. Mi sembra bella. L'unica cosa di cui temo è la che secchi le labbra. Vedo. Sì. Lei ce la suda più. Appena la metti,
non fa le pieghe. Lei le ha, da quanto ce l'hai su? Il mio ormai è andato via, ce l'ho già. Però ce l'hai ancora un po', quindi la tenuta è abbastanza buona. Però secondo me fa un po' le pieghette, secca un po', secondo me. Aia, ma che non ci siamo. Però è un bel colore. Secondo me, cioè, io ve lo consiglio a livello di tipo di una serata, magari. Esatto. Andare a ballare, qualche oretta mi dura, ma una giornata intera. Magari di finirlo con una matita per le labbra, così dura di più. Però è bello, un bel colore. Su di me sembra più corallo, su lei sembra più rosso. Mm. Però è bello, molto bello. Ecco, così avete avuto due recensioni e non una. Esatto. Siamo arrivati al ristorante. Mari. Cos'è il vlog? Amore mio. Amore mio, ma tu sei sempre il re dei vlog. Pensavo che sarà a mangiare con le pacchette. Vediamo. Primo assaggio, dai. Oh. Vai, vai. Assapora, tipo le giuste, con le bacchette lì. Aspetta. Assapora il gusto. Così. Vai. Sì, cacà, vai. Assapora bene. È riso, salmone e avocado. Non è mai quello veritiero, prova ancora. Ho preso un po', prendo subito. Sì. Ok, basta, metti in bocca. Allora, sono tornata a casa, è tardissimo e mi sono già tutta in pigiamata eccetera, quindi vi mando un mega bacio e ci vediamo alla prossima.